Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di formazione sui nuovi requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli Ecomusei Lombardi. Questa giornata di formazione è stata voluta proprio per entrare nel merito di quella che è la normativa definita dal 2019 che ha stabilito nuovi standard qualitativi per il riconoscimento regionale in esito al monitoraggio che Regione Lombardia ha portato sui territori regionali in un lungo percorso di analisi, di dialogo e anche di accompagnamento a partire dal 2016 fino al 2020. Allora, intanto vale la pena di capire che cosa sono questi requisiti minimi. Allora, sono intanto degli standard qualitativi che sono stati stabiliti dalla giunta regionale, che prevede che vi sia l'accertamento della presenza di alcuni requisiti minimi che possono ovviamente anche essere superiori nella specifica esperienza degli ecomusei. Sono di fatto i requisiti definiti da Regione Lombardia e possono costituire una base di riflessione generale condivisa anche da altri, però di fatto il focus è sugli istituti culturali regionali e ecomuseali. Che cosa non sono? Non sono criteri che hanno la presunzione di definire cosa sia un ecomuseo, perché ovviamente sapete meglio di me che la definizione di ecomuseo ha visto insomma numerose interpretazioni e definizioni, quindi non c'è questa volontà. Chiaramente sono degli standard che vanno a definire, accertare che esistono delle basi perché questi istituti culturali che hanno un ruolo e una funzione specifica possano svolgere le loro funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale, come dice la legge regionale 25 del 2016, che ricordo è il testo unico sulla cultura. Dove l'articolo 19 è proprio centrato, diciamo, sugli ecomusei. Allora, così molto velocemente ricordo che i vecchi requisiti sono del 2009 e il monitoraggio che è stato fatto a suo tempo è stato eseguito quei requisiti, mentre i nuovi requisiti sono stati appunto approvati nel 2019 anche a seguito di quella che è la legge regionale 25 del 2016, come dicevo prima, con l'articolo 19 che, come già detto, prevede uno specifico focus sul riconoscimento e monitoraggio degli ecomusei. Allora, intanto questi nuovi requisiti minimi avevano un obiettivo. Da un lato la necessità di un aggiornamento normativo, sia regionale che delle convenzioni internazionali, tararsi specificatamente sulle caratteristiche degli ecomusei lombardi proprio a seguito del monitoraggio che ci ha dato uno strumento, no, di comprensione delle vostre realtà, semplificare alcuni vecchi requisiti alla luce degli esiti del monitoraggio e all'aumento della qualità progettuale dell'esperienza ecomuseale. Vale la pena ricordare che tutto questo percorso è stato condiviso con la rete degli ecomusei, specificatamente attraverso la consulta regionale degli ecomusei, per chi vi ha partecipato anche attivamente, effettivamente se lo ricorderà. Proprio nel rapporto con la rete, l'esigenza della costruzione di un vademecum che andasse più ad approfondire quello che era il testo normativo che inevitabilmente aveva una sintesi, appunto è stato costituito questo documento nel quale abbiamo anche noi come regione collaborato, ma che è stato appunto portato avanti dalla rete e che è comunque, ricordo, un work in progress, cioè di fatto è un documento che trovate sul sito della rete che può costantemente aggiornarsi e implementarsi secondo anche magari delle necessità che vengono o dei dubbi che insomma che possono essere posti a implementazione e a comprensione dei requisiti. Cioè di fatto il vademecum in qualche modo, anche se non è un atto normativo, abbiamo pensato di immaginarlo perché va a supporto della comprensione appunto della delibera che di fatto come spesso succede un po' in tutti gli atti normativi, magari non riesce a esplicare esattamente, né può come dire, allargarsi a
a definire esattamente tutte quelle che sono le normative, le convenzioni, cioè tutto quello che è l'apparato sostanzialmente teorico, no? Che sottende alla costruzione del requisito, mentre invece nel vademecum troverete anche tutte quelle che sono le riflessioni e anche le buone pratiche su degli strumenti già utilizzati o utilizzabili nel contesto lombardo e che sono un aiuto appunto sia per i nuovi musei che intendono accreditarsi, ma anche per quelli che hanno già riconoscimento. Molto velocemente, ma ne abbiamo già parlato, questa è un po' la cronostoria di quello che è successo nel 2016, la nuova legge regionale sulla cultura. Sempre nel 2016 è iniziato il monitoraggio. Nel momento in cui questo monitoraggio stava quasi arrivando a conclusione, abbiamo rinnovato, diciamo così, l'approvazione della consulta regionale dei comusei, che era appunto un tavolo di lavoro che già esisteva, però poiché la legge regionale del 2016 prevede proprio l'istituzione di tavoli per la cultura, abbiamo ritenuto che la consulta potesse essere a pieno titolo, un tavolo inteso in questo senso come la legge regionale prevedeva, e chiaramente nell'occasione si è aggiornato il regolamento, trovate tutto certamente sul sito della rete degli Ecomusei, ma anche sulle pagine di Regione Lombardia dedicate agli Ecomusei. Nel 2019 sono stati definiti i requisiti minimi e poi diciamo, c'è una coda per cui possiamo definire la fine del monitoraggio nel 2020, semplicemente perché c'erano degli ecomusei che erano rimasti sospesi con alcune prescrizioni. E quindi, in sintesi, abbiamo avuto quattro delibere dal 2018 al 2020 che hanno ridefinito un po' tutto l'assetto normativo su questo tema. Allora, gli obiettivi di questa formazione sono, vabbè, chiaramente la prosecuzione di un dialogo mai interrotto, insomma, sul tema ecomuseale, anche a seguito di quello che è stato il convegno di dicembre 2021 sul cinquantenario degli ecomusei, che spero abbiate potuto vedere. Io purtroppo ero ospedalizzata e non ho potuto partecipare, però, insomma, è un convegno che mi sembra sia riuscito davvero a portare un dialogo tra l'esperienza lombarda, quella nazionale e quella internazionale a confronto, ed era una cosa a cui tenevamo molto proprio per collocarci, no, in una, come dire, in uno scenario di ampio respiro anche nel confronto sulle esperienze degli altri, portando anche la nostra. E ricordo anche, insomma, con piacere la partecipazione di Devarin che qualche modo anche dato conto del nostro impegno collettivo, regione e rete, per la costruzione, insomma, di tutto questo apparato teorico che lui ha assolutamente ritenuto di valida qualità, ecco, la cosa ci ha ovviamente fatto molto piacere. Questa giornata è anche un momento di riflessione sul proprio stato d'avanzamento lavori e anche la ripresa delle attività dopo questo periodo pandemico, che purtroppo pare anche, insomma, non arrivare a totale chiusura. E come abbiamo già detto, la necessità di un riallineamento tra i comusei che ancora non hanno i requisiti e chi invece già ce li ha. E poi, diciamo che può anche essere un elemento di valutazione sulla condivisione da parte degli Ecomusei alle sollecitazioni regionali, così come la richiesta del piano attività 2022, nel senso che il nostro monitoraggio è costante. E su questo poi a chiusura di questa giornata magari entreremo un po' perché mi sembra anche giusto dare un ritorno sugli esiti dei piani attività che però specifico tutti voi avete presentato, cioè tutti i 34 Ecomusei riconosciuti hanno presentato il piano attività. E di questo vi ringrazio perché mi rendo conto che insomma in diverse realtà insomma, continuano ad esserci insomma, diversi problemi per l'espletamento insomma, delle vostre attività. Allora, qui c'è un tentativo su macro categorie, in modo molto sintetico, intanto di dire quali sono le modifiche intervenute sull'aggiornamento dei requisiti minimi. Allora, intanto, in termini proprio generali, in una nuova visione strategica e progettuale, è previsto un nuovo ambito che si chiama proprio progetto ecomuseale, che definisce il complesso degli elementi da considerare per presentare le attività. Poi c'è un nuovo requisito che mette al centro la comunità, che è una delle criticità riscontrate, cioè il rapporto tra la popolazione e la partecipazione attiva della popolazione e gli ecomusei è qualcosa che voi per primi spesso
ci avete sottolineato. E quindi abbiamo pensato di inserire un requisito che abbiamo definito consenso libero informato, che poi si attesta, ma poi lo vedremo eventualmente parlando nel vademecum, che entra proprio nel merito, in qualche strumento o forma in cui la popolazione aderisce a questo progetto. Peraltro questo è qualcosa che già accade in molti dei vostri territori laddove avete convenzioni in essere, no? Patti di collaborazione con vari soggetti sul territorio. Dopodiché, proprio per favorire questa partecipazione, nel requisito minimo 10 chiederemo di indicare diversi livelli di coinvolgimento della popolazione, cioè quali azioni favorire, come realizzarle, quali atti formali e informati attivare. Anche qui, poi sul vademecum, troverete degli esempi anche di buone pratiche già in essere nelle vostre realtà. Ci sono poi delle modifiche che sono intervenute proprio a semplificazione, cioè requisiti che riguardano gli atti istitutivi sono stati accorpati sostanzialmente. E anche alcuni requisiti si è cercato di agevolarli per il raggiungimento del requisito. Ad esempio, la sede non necessariamente può essere più univocamente destinata, ma si può condividere con altri, anche se però giustamente deve essere identificabile. Questo soprattutto ci siamo resi conto, nelle piccole realtà diventava complicato immaginare che l'ecomuseo potesse avere uno spazio logistico destinato soltanto, no, alla sua presenza. Non è più necessario un comitato tecnico-scientifico, benché noi spieghiamo che ci sia, no? Però in qualche modo abbiamo verificato che costruire molte figure di riferimento da questo punto di vista può essere molto difficile, ripeto, anche e soprattutto. E quindi ci si può avvalere di un singolo referente. Per cui forse sarebbe necessario qualcuno che desse il microfono. Grazie. E il programma delle attività che prima veniva chiesto come triennale, ora lo chiediamo almeno annuale. Questo per una ragione non a ribasso, ovviamente, della qualità, perché ovviamente chi ha la possibilità di fare una programmazione di lungo respiro e appunto spalmata su più annualità è assolutamente quello che tutti noi auspichiamo, però non possiamo non tenere in considerazione che l'80% degli ecomusei lombardi sono legati agli enti locali e una delle criticità che spesso ci avete sottoposto è che molto spesso alla modifica, al cambio delle amministrazioni, l'ecomuseo non solo deve ricominciare un po', no, tutta la costruzione, nella anche comprensione, no, dei nuovi amministratori su qual è la loro attività, ma ovviamente anche in termini di bilancio, se di bilancio in qualche caso per fortuna si può parlare, ci sono delle risorse che non possono essere allocate in tempi appunto lunghi e quindi fatto salvo, insomma, che, ripeto, per chi riesce a fare una programmazione pluriennale, ad oggi, con nuovi requisiti, la programmazione dell'attività deve essere annuale. Abbiamo già tentato, insomma, no, di introdurre questa cosa quest'anno quando vi abbiamo chiesto i piani 2022. Diciamo che poi il centro di informazione può coincidere con la sede, mentre prima era previsto come separato ed era definito come centro di documentazione. In ultimo, la presentazione della domanda, mentre prima l'ecomuseo doveva essere istituito da 18 mesi, ora si chiede l'istituzione di 12 mesi. In tutto questo, voglio specificare che le realtà ecomuseali già in precedenza riconosciute da regione che per varie ragioni hanno perso il loro riconoscimento, ma che abbiano avviato un processo di riconfigurazione, sono ovviamente libere di ripresentare la loro domanda. C'è poi stata la necessità di un allineamento alla normativa, per cui, poiché, come vi dicevo, c'è dal 2016 una nuova legge regionale, che è il testo unico sulla cultura, che prevede che il patrimonio deve essere organizzato in e che appunto l'ecomuseo può promuovere piani integrati per la cultura, era necessario in qualche modo integrare i requisiti alla normativa regionale. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, abbiamo chiesto che la delimitazione territoriale può prevedere, può, cioè nel senso che bisognerebbe appunto andare un po' a tendere verso questa modalità, nella definizione di mappe digitali e georeferenziate. Da questo punto di vista vi ricordo che c'è stata una formazione dedicata in questo senso sulle licenze libere, sugli OpenStreetMap che è stato fatto l'anno scorso e che trovate sul sito della rete degli Ecomusei. Dopodiché si è anche pensato che invece che immaginare soltanto un sito web per la comunicazione, chi desideri viceversa attivare, come già molti di voi hanno fatto, un social network, ecco che questa cosa ovviamente è assolutamente alternativa o complementare, insomma. Questa è l'ultima slide dove c'è una sintesi adesso di come sarà il monitoraggio, cioè ci sarà un'autovalutazione con cadenza biennale e poi c'è il monitoraggio ogni 6 anni, poiché come detto il monitoraggio precedente l'abbiamo concluso nel 2020, quindi fra 4 anni e si faranno delle visite in loco a Campione e laddove soprattutto magari in particolare l'autovalutazione presenti delle criticità. Per quanto riguarda le revoche, qualora un ecomuseo riconosciuto a seguito del monitoraggio non garantisca uno o più requisiti minimi, sarà invitato a provvedere entro 6 mesi. Prima, se qualcuno ricorda, c'era una sospensione per 6 mesi più altri 6 mesi, ma abbiamo verificato insomma, che in qualche modo non era poi esattamente funzionale tutta questa tempistica così lunga poi a risolvere le questioni. Ricordo però che esiste comunque monitoraggio dell'attività corrente, questo a prescindere anche dai nuovi requisiti minimi, per cui è necessario presentare dei piani attività annuali e comunque sempre quando noi riterremo necessario possiamo fare delle verifiche, come anche insomma, vedete, no? Cioè, il nostro filo di comunicazione è sempre in essere, a volte vi chiediamo specifiche documentazioni laddove c'è un cambio di coordinatore o di sede o di quelli che sono i vostri contatti e i vostri referenti. Ecco, questo in massima sintesi è... come dire, è tutto il pacchetto dei nuovi requisiti. Io andrei a leggerli sinceramente, se siete d'accordo, magari saltando le cose un po' ridondanti, no? Rispetto magari a quelli che possono essere gli atti istitutivi, dove poi potrete trovare anche dei dettagli nel vademecum, con proprio anche degli esempi, no? Su come strutturare un regolamento, eccetera, eccetera. Allora, nell'allegato appunto della delibera del 2019 trovate appunto il dettaglio ovviamente di tutti i requisiti. C'è una premessa che è quella che sostanzialmente poi riprende le cose che ci siamo dette nelle slide e c'è secondo me una cosa abbastanza fondante che continua, ahimè, a essere una delle più grandi criticità che come regione noi troviamo nella comunicazione con voi, e cioè un prerequisito. Cioè l'ecomuseo deve garantire un contatto telefonico e di email oltre di posta elettronica certificata attraverso il quale sia raggiungibile per qualsiasi richiesta. Allora dicevo che relativamente alla costituzione dell'ecomuseo credo che non ci siano insomma, molti dubbi rispetto al fatto che ci sia un atto istitutivo, un regolamento e che così come in passato l'ecomuseo può essere costituito da enti locali in forma singola associata, da associazioni, da fondazioni, da istituzioni di carattere privato senza lucro. Salterei pienamente l'atto istitutivo e regolamento perché poi appunto basta leggere insomma quelle che sono le modalità che devono essere indicate ma che già dovreste conoscere e che in ogni caso, e ribadisco, sul vademecum poi troverete magari un pochino più nel dettaglio. E andrei a questa cosa del requisito 2 che avevo già anticipato nelle slide, il consenso libero informato. L'istituzione dell'ecomuseo deve essere espressione di un ampio riscontro di partecipazione da parte della comunità e dei soggetti pubblici e privati che la compongono. La popolazione locale, così come le istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, gli enti e le associazioni locali, le realtà economiche ed eventualmente persone singole coinvolte, sono chiamate a esprimere con il loro libero, preventivo e informato consenso la loro adesione al progetto ecomuseale. Il consenso può essere espresso attraverso gli strumenti che si ritengono più idonei e rappresentativi di questa volontà,
lettere, adesioni formali, convenzioni, patti di collaborazione, firme di cittadini. Cioè, nella sostanza, ci deve essere in qualche modo una volontà che sia chiaramente espressa, della quale regione prende atto, per cui sul territorio riprendiamo il consenso libero informato se ce lo siamo perso, dove appunto dicevo che quello che viene chiesto oggi è che l'istituzione dell'ecomuseo debba essere proprio espressione con un riscontro da parte della comunità, e quindi verranno chiesti degli strumenti specifici perché questa volontà venga espressa, lettere, adesioni formali, convenzioni. Circa la sede ne abbiamo già parlato, eravamo arrivati al progetto ecomuseale, dove praticamente quello che si dice è che per ottenere riconoscimento regionale è necessario produrre un progetto ecomuseale complessivo e sostenibile, che a fronte di uno studio preliminare definisca il territorio di riferimento, il patrimonio culturale, paesaggistico, materiale e immateriale che si intende salvaguardare, il personale dedicato alle attività ecomuseali, le attività realizzate nel periodo antecedente alla domanda di riconoscimento, in qualche modo attestando che questa istituzione da 12 mesi però nel frattempo ha portato, no, all'attivazione delle attività che siano state realizzate, e agli obiettivi strategici che si intendono perseguire attraverso una pianificazione delle attività. Il territorio dell'ecomuseo deve essere riferito a uno specifico territorio identificato e circoscritto, ma questo nulla cambia, no, rispetto al passato. Così come sul patrimonio, dove però ad esempio una cosa che abbiamo aggiunto e già vi ho anticipato nelle slide, dovrà essere mappato cartograficamente e preferibilmente in formato digitale e georeferenziato. Organizzato in itinerari culturali, così come la legge 2016 prevede, ma già, se ricordate, in qualche modo già i requisiti precedenti chiedevano che fossero esplicitati gli itinerari nei vostri territori. Relativamente al personale dell'ecomuseo, diciamo che, come già anticipato dalle mail, la cosa che differisce, insomma, è che ci sia almeno un referente scientifico, che può però coincidere con la figura del coordinatore, poiché abbiamo visto che in molti territori questo accade. Allora, relativamente alle attività e progetti, l'ecomuseo deve dimostrare una capacità di autonomia nella realizzazione dei progetti, capacità di autosostentamento, e questo era già in essere. Ai fini del riconoscimento, queste capacità devono essere presenti e documentate attraverso le attività svolte direttamente nel proprio territorio con il coinvolgimento della popolazione locale, almeno dalla data di formale istituzione, quindi dovranno essere documentate tutte le attività, eccetera. In particolare, le attività previste nel progetto ecomuseale relative alla cultura tradizionale, storia orale, saperi locali, beni immateriali, in generale beni culturali che riguardano la ricerca etnoantropologica, dovranno seguire gli standard tecnici dell'archivio di etnografia e storia sociale, e su questo, sul vademecum, potete avere poi un dettaglio. Rispetto alla pianificazione e le strategie, vi avevo già anticipato, no, che l'ecomuseo può promuovere piani integrati della cultura, e che la richiesta del riconoscimento deve contenere una pianificazione di lungo periodo, ma, come poi vi dicevo prima, è comunque sufficiente che a Regione Lombardia si documenti almeno un piano delle annualità. Qui c'è un elenco di che cosa questo programma deve prevedere, non entrerei, insomma, poi nel merito di cose che poi, insomma, credo non siano poi molto diverse da quelle che già applicavate. Nel rapporto con la popolazione si ribadisce che il consenso sociale e la partecipazione sono dei prerequisiti imprescindibili per ottenere il formale riconoscimento. E la partecipazione della popolazione si esprime a partire dalla creazione stessa dell'ecomuseo attraverso consenso libero e informato, come nel requisito 2 precedente, di soggetti che aderiscono al progetto ecomuseale. L'ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione locale al progetto ecomuseale ai vari livelli della scala di partecipazione, cioè dall'informazione, consultazione, la concertazione e l'azione condivisa. Ecco, questo diciamo che entra un pochino più nel dettaglio di quello che già si prevedeva, no, rispetto alla partecipazione delle comunità, però quello che viene chiesto ora è che queste modalità di coinvolgimento vengano esattamente definite.
l'azione dell'ecomuseo deve compiersi in modo partecipato. L'inventario del patrimonio culturale, ad esempio, può essere costruito attraverso la promozione di laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione, ad esempio, di mappe di comunità, così come la realizzazione di itinerari culturali e la pianificazione delle attività devono vedere la partecipazione fattiva della popolazione e la determinazione delle decisioni assunte. L'ecomuseo quindi può attivare patti di collaborazioni formali e informali, so che su questo Edo poi avrà qualcosa da dire anche per spiegare che cosa si intende. Nel rapporto con gli enti locali nulla è in realtà cambiato, nel senso che l'ecomuseo dovrà indicare delle modalità di rapporto e di coinvolgimento diretto nei propri organi attraverso accordi e convenzioni, così come con gli istituti culturali, educativi e di volontariato, dove appunto si chiedono di indicare le modalità di coinvolgimento delle associazioni e degli istituti culturali ed educativi presenti sul territorio, anche con delle convenzioni, così come il rapporto di collaborazione con soggetti pubblici e altre realtà socioculturali, musei, biblioteche, archivi e scuole, ad esempio. L'Ecomuseo partecipa ai tavoli di lavoro dedicati agli ecomusei promossi da Regione Lombardia e può collaborare alle attività promosse dalle reti degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale. Nel rapporto con le realtà economiche locali, anche qui l'Ecomuseo deve sviluppare le relazioni con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico-produttivi, così come dei servizi. Al fine di migliorare la cooperazione e il partenariato, il rapporto con soggetti pubblici e privati devono essere definiti, pertanto devono essere forniti degli atti, cioè delle convenzioni che ne documentino le modalità di coinvolgimento. L'Ecomuseo può incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale progettando percorsi di visita integrati che favoriscano la scoperta dei prodotti locali e lo scambio culturale tra i visitatori e i residenti. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, come già detto, gli ecomusei devono essere dotati di un centro informazione e documentazione e sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e didattico-educativa riferita alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente, a diffonderne i risultati favorendone la divulgazione. Quindi, parlando di comunicazione, l'Ecomuseo deve provvedere a informare la popolazione su tutto ciò che concerne la propria attività e le iniziative promosse, cioè deve aver attivato forme di comunicazione digitale dedicate e aggiornate, quindi un sito web o un account sui social network. L'Ecomuseo pubblica con licenza aperta almeno gli elenchi del patrimonio, corredati da schede esplicative, le mappe del patrimonio e del confine dell'Ecomuseo e gli itinerari culturali. Su questo, come già vi avevo detto, è stata fatta una formazione l'anno scorso che ha dato proprio un supporto alla comprensione di come poter procedere anche e soprattutto con OpenStreetMap. Per quanto riguarda il centro di informazione e documentazione, si è detto che ora la struttura che funziona come centro di informazione può coincidere con la sede, e questa struttura deve garantire un'apertura abbastanza continuativa e di spazi adeguati per la collocazione di eventuali raccolte e spazi espositivi. Ora poi c'è si entra nel merito proprio della modalità dei termini della presentazione delle domande. Come detto, l'Ecomuseo deve essere istituito almeno da 12 mesi, dimostrare un'attività già attivata e pertinente alle finalità ecomuseali, e ribadisco, saranno prese in considerazione anche le realtà ecomuseali già in precedenza riconosciute che abbiano avviato un processo di riconfigurazione relativamente al territorio e ai soggetti aderenti. Regione assegna il proprio riconoscimento a seguito di avvisi pubblici pubblicati con cadenza periodica. Il monitoraggio che vi avevo già anticipato nelle slide avverrà secondo le modalità diciamo, di un questionario di autovalutazione ogni 2 anni che illustri i risultati ottenuti e ogni 6 anni tramite verifiche loco campione. Questi 6 anni li abbiamo costruiti proprio nella consapevolezza che il monitoraggio prima aveva bisognato di 5 anni per essere portato avanti in una ricordo visita puntuale di ogni singola realtà ecomuseale e poi anche dopo tutta un'attività di accompagnamento che è stata fatta per gli ecomusei che avessero delle prescrizioni alle quali poi hanno più o meno ottemperato e chi non ha ottemperato, come sapete, poi ha avuto la revoca del riconoscimento. Per
Per la revoca, come avevo detto, se c'è appunto qualche problema sul requisito minimo, qualche prescrizione, ci sarà sarà invitato da Regione a provvedere entro 6 mesi e quindi poi, se trascorso infruttuosamente questo termine, si potrà procedere alla revoca del riconoscimento, che comporta la perdita della titolarità ad accedere ai cofinanziamenti regionali destinati agli ecomusei riconosciuti, nonché all'utilizzo del marchio regionale degli ecomusei. Ecco, questi sono i nuovi requisiti minimi che, come avete visto, in parte riprendono in toto, insomma, il pregresso e in altri punti cercano appunto di elevare la qualità progettuale pur venendo incontro a quelle che sono le effettive difficoltà dei territori e quindi anche dentro un'attività, cioè dentro anche delle possibilità di semplificazione laddove noi abbiamo verificato che alcuni requisiti non riuscivano a essere raggiunti dalla quasi totalità degli ecomusei. Quindi in particolare, no, mi riferisco a quello che dicevo prima sulla programmazione di lungo periodo. Il mio intervento è chiuso e a questo punto se Raul e Edo poi vogliono intervenire, magari introducendo la questione vademecum e anche delle considerazioni personali, lascio a loro la parola. Grazie, ha ben spiegato che abbiamo lavorato insieme quindi tutto quello che sono stati i nuovi requisiti del 2019 e il lavoro che è avvenuto dopo l'approvazione dei requisiti è stata partecipata. Quindi questa cosa rende onore alla Regione Lombardia che io sappia. È l'unica attualmente che, pur con le difficoltà, che comunque ci sono, che sta facendo un lavoro di questo tipo. Quindi nel 2020 è stato, approvato, è stato, diciamo, condiviso tra di noi il vademecum degli ecomusei lombardi. Questo vademecum è vediamo un po'. Dove l'ho messo? Non mi ricordo più. Non detto, vi mando il link, tanto è inutile vedere la copertina, c'è un libro aperto che vorrebbe ancora dire anche su questo dobbiamo lavorare insieme. E cercare anche di sperimentare le cose insieme, no? Perché quello che è stato detto sono delle novità importanti, ma chiaramente nessuno le sta facendo, o pochissimi nel mondo stanno facendo queste cose. È chiaro che è tutto da sperimentare e la volontà di farlo insieme. Quindi, dentro il Vademecum trovate, l'avevamo fatto girare. Delle spiegazioni, anche dei progetti già realizzati sui singoli requisiti che potrebbero essere utilizzati come riferimento, non ovviamente da copiare, perché sappiamo benissimo che gli ecomusei non c'è un ecomuseo uguale all'altro, quindi è assolutamente vietato copiare tal quali questi progetti perché non verranno bene nel vostro territorio. Quindi, però lo scambio di buone pratiche è sicuramente un'attività che abbiamo sempre fatto e che a me ha sempre aiutato per la programmazione del mio ecomuseo. Quindi se avete ulteriori pratiche da segnalare, esempi, sperimentazioni che avete fatto, le inseriamo volentieri in questo documento. Lo vedrete, è rimasto fermo al 2020, ma poi comunque abbiamo lavorato su alcune specifiche azioni, in particolare quella delle licenze libere e anche quella della formazione e del monitoraggio. Per cui adesso non posso ancora inviarvi i risultati di un progetto di ricerca europeo a cui facciamo parte. Si chiama EcoHeritage, che sta cercando di mettere insieme sia uno strumento di autovalutazione che potrebbe essere utilizzato con le dovute modifiche anche in Lombardia,
sia degli strumenti di formazione su argomenti specifici di interesse anche degli ecomusei italiani, non solo degli altri paesi che fanno parte di questo progetto. Quindi io ho terminato, vi metto in chat il link del Vademecum, ripeto, è un documento in progress che deve essere aggiornato e ampliato con il vostro aiuto. Prego, Edo, a te la parola. Io insisterei un attimino sul requisito minimo 10, rapporti con la popolazione. Perché questo? Ma sentendo un po' tutti gli ecomusei, ognuno ha una sua modalità, però quello che è importante è la partecipazione vera, concreta, fattiva. Si parla di patto di comunità sempre, ma mi chiedono cos'è un patto di comunità. Allora, un patto di comunità, prima di tutto, è quello che è stabilito nella missione dell'ecomuseo, che dovrebbe comparire nello statuto. Si può fare anche un manifesto formale, nel senso noi qui, bla 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 bla, riconosciamo e ci adoperiamo per. Quindi anche un manifesto di una semplice paginetta, ma non è necessariamente, voglio dire, obbligatorio. Ma i prerequisiti imprescindibili sono, e l'ha detto a Grazia, eccetera, il consenso sociale. Perché c'è consenso? Consenso vuol dire che si mira al benessere della collettività, perché ci possono essere anche consensi sociali su delle cose che non sono buone pratiche. Quindi la collettività deve lavorare per il benessere suo e per la tutela del paesaggio vivente, e nel paesaggio vivente c'è dentro tutto. L'ecomuseo è una formula ecomuseale importante e anche riconosciuta ormai a livello internazionale, permette di raggirare quelli che sono gli aspetti burocratici e soprattutto di superare i campanilismi locali, e ne abbiamo sempre riscontrati parecchi, cioè quello che fa un borgo, un paese, eccetera, una valle, non è conosciuto dalla valle oppure dal borgo limitrofo. E invece è proprio questo interscambio tra le diverse realtà e i soggetti che dà vita a quello che è veramente la natura ecomuseale. La comunità, e dico, uso la parola comunità e non popolazione, perché non si tratta solo di residenti, ma di una comunità che si conosce, che ha un'identità. Regione Lombardia è molto attenta su questo termine di identità, perché una comunità senza identità è un aggregato di persone, null'altro, e non va secondo lo spirito dell'ecomuseo. Come può essere informata la comunità? Ma ci sono i media di comunicazione, c'è il sito web, i canali social, c'è anche il passaparola, ci sono delle locandine che annunciano degli eventi. Ma e la cosa importante è anche il centro di ascolto, cioè la popolazione, la comunità deve essere sempre messa in grado di intervenire, di individuare, di sottolineare quelle che sono le buone pratiche. È un po' come una riunione condominiale, no? Il bene collettivo deve essere valorizzato, deve essere assecondato, deve essere servito. Le assemblee rimangono sempre, secondo me, come momenti di verifica complessiva, che corrispondono praticamente alla verifica del questionario di autovalutazione di cui parlava Grazia. Perché nel questionario, è già stato fatto, è già stato redatto, cioè nella vecchia legge, ci sono delle domande a cui si chiede di rispondere, di verificare. Poi c'è il monitoraggio di cui parlava Grazia, quello che fa la Regione Lombardia, però è importante che gli ecomusei abbiano questo momento di verifica assembleare. Partecipazione. Questo è un bel processo. Perché a parole si dice partecipare. Partecipare vuol dire condividere delle azioni, condividere delle intenzioni che poi si tradurranno in percorsi virtuosi.
bisogna conoscere, conoscersi e soprattutto condividere. Cosa condividere? Beh, qui è il heritage, perché la parola inglese heritage vuol dire anche un'eredità da trasmettere. E questa è la cosa importante. Io devo pensare cosa trasmetto a chi mi seguirà. Quindi è il heritage materiale, sono le cose fisiche. Molto importante, anche l'UNESCO ha sottolineato questo aspetto. È il heritage immateriale, che sono le memorie, le tradizioni, i costumi e poi soprattutto, anche secondo la Convenzione di Faro, il paesaggio vivente. Vivente non vuol dire la fotografia, ma è un paesaggio che si compone di tutti questi elementi. Concludo dicendo che sono molto importanti, abbiamo verificato che laddove ci sono questi laboratori di cittadinanza attiva, che possono essere organizzati fra anziani, con le scuole, con la comunità tutta, no? E per la costruzione di mappe di comunità. La mappa di comunità non è un elenco dei monumenti da vedere, anzi, è semplicemente un percorso che registra quelle che sono le impressioni, le aspettative, i ricordi, perché contribuiscono a creare l'identità, che è una realtà sempre in continuo movimento, quindi bisogna avere degli strumenti che la registrino. Itinerari culturali, importantissimi, c'è anche l'articolo nella legge regionale 25-2016 che dice che devono essere redatti, tracciati, pianificati, elaborati, ma soprattutto serviti. Vuol dire che ci deve essere una segnaletica adeguata, che può essere quella tradizionale, quella QR code, mappe georeferenziate con le app, perché devono essere dei servizi per la cittadinanza, che non è l'unica, diciamo così, l'unico soggetto dell'ecomuseo. L'ecomuseo deve pensare anche ai fruitori esterni che vanno a conoscere quel determinato territorio. Per questo motivo è importante collaborare con tutti, con gli stakeholders, che è la parola inglese che vuol dire tutti quelli che portano degli interessi, quindi possono essere gli albergatori, i ristoratori, delle ditte, delle aziende, soprattutto anche le fattorie didattiche. E qui vediamo che hanno molto successo i food communities, cioè le comunità di cibo, praticamente il cibo a chilometro zero. Qualcuno disse che il cibo è la grammatica del vivere, perché è essenziale, è respirare, nutrirsi. Ecco, quindi come ci si nutre? E questa è la valorizzazione dei prodotti locali, soprattutto anche favorire il ritorno dei mestieri e delle attività che si svolgevano, sostenute adeguatamente. Concludo dicendo che poi ci possono essere dei patti di collaborazione, delle convenzioni, ci sono dei comuni che hanno assegnato la gestione dell'ecomuseo a delle associazioni. Questi patti di collaborazione devono essere o formali o informali. Quelli informali fanno riferimento al patto di comunità. Perché questo? Perché quando parlo soprattutto per gli ecomusei in via di riconoscimento, ci devono essere documenti che attestano questi patti di collaborazione, cioè cose concrete e non solo parole. Quindi io dico che è importante che un ecomuseo crei delle sinergie di energie, di interessi, di aspettative, perché se non crea questa rete, diciamo così, di interesse, è tutto fuorché un ecomuseo. Ecco, questo è molto importante perché si parla tanto di ecomuseo, anche a volte in modo così non aderente ai veri scopi, ma l'ecomuseo vive perché c'è la comunità cosciente che si prende cura del proprio patrimonio e soprattutto lavora per il benessere fisico e anche intellettuale. Volevo rimarcare solo questo aspetto. Grazie Edo, mi sembra molto molto corretto, questo è il cuore, no, degli ecomusei, la partecipazione, no? Poi ci sono delle innovazioni che escono dai nuovi requisiti, ma chiaramente non dimentichiamoci questo che è la base di tutto su cui fondare gli ecomusei.